Bruno, gli occhi lucidi per questa statua. Gli occhi lucidi per questa statua. Quanto è emozionante essere qui oggi? No, emozionate tutti i giorni. Chiaro che oggi è qualcosa di speciale perché viene ricordato purtroppo un anno dalla sua scomparsa e tutti siamo qua, però ogni giorno c'è una stretta al cuore che purtroppo o per fortuna non va via, perché soprattutto chi ha avuto la fortuna di conoscerlo al di fuori del calcio, credo sia stato un privilegio, credo che è un giorno triste. È bello perché siamo qui, però c'è tristezza. L'ultima volta che l'hai sentito, magari un aneddoto divertente? No, ci eravamo sentiti qualche mese prima attraverso dei messaggi, perché al telefono l'ultimo periodo forse non ce lo passavano più, e ci eravamo sentiti per il suo compleanno, per cui un mese prima. E niente. Grazie. Qual è l'eredità di Diego secondo lei, che ha veramente vissuto un pezzo di vita insieme? Ha lasciato soprattutto al popolo napoletano che anche partendo dal basso si può raggiungere. Certo, lui è stato baciato dalla fortuna, madre natura gli ha dato tanto, però con la tenacia, con la forza è diventato uno degli uomini più importanti del mondo, ma non per la sua bravura che era tanta, ma anche per la sua volontà, per come ha combattuto contro anche il potere. Qui persona, non ci sono parole su alcune cose. Come è giusto ricordarlo adesso? Ma rispettandolo e non fare sciacallaggio e pensare e mettersi in mostra. E che adesso si riscoprono tutti gli amici di Diego, quando Diego aveva pochissimi amici, questo lo posso garantire, ma pochi.